benissimo, noi siamo un grande show di prima serata e come ogni grande show di prima serata avevamo anche noi bisogno, come dire, di un opinionista, un opinion leader. Li avete visti in tanti programmi, molti ci avevano il prete che poi... però comunque anche noi vogliamo, come dire, un opinionista, e invece di un prete noi abbiamo scelto addirittura un cardinale, il cardinal Ersilio. Buonasera cardinale! Buonasera a tutti voi, buonasera, buonasera. Cardinale, lei ha visto il nostro programma, cosa ne pensa? Allora, prima di tutto io le volevo dire questo, ecco, sì. Io sono molto contento, molto contento prima di tutto di essere qui. Grazie. E poi grazie. Lo sa perché? Dica. Perché ho visto nel vostro studio, ho visto un sacco di giovani. Bene. Questi giovani felici, allegri, veramente, che sono il miracolo della vita. Grazie. Ecco, questi giovani che si tengono mano nella mano. Ecco. Ecco, io quando vedo questi giovani, io godo. Ne è contento, insomma. No, io proprio godo. Sì, ho capito. Cardinale, ho capito. Però bisogna essere cauti. Bisogna essere attenti, cosa le voglio dire? Anche per esempio nella rappresentazione del corpo femminile. Sì. Ecco, queste ragazze giovani, un po' poco vestite, con questi atteggiamenti, insomma, non poco eleganti. Ecco, questo non è bello, questo non mi piace. Lo so, la Canalita, la Fontana, ma sa... No, le gemelle Kessler. No, ecco, ma come le gemelle? Queste poco vestite, così, proprio ammiccanti. No. Invece la donna è una cosa pura, una cosa perfetta, una cosa straordinaria, la donna. È un essere meraviglioso. Ecco, invece questa non mi piace. E con la Canalita, la Fontana invece... No, cardinale. Secondo lei quindi il nostro programma va bene per un pubblico giovane, insomma può essere visto dai giovani? Io la ringrazio di questa domanda veramente. Grazie. Ma lei si rende conto che domanda straordinaria che mi ha fatto? Beh. È una domanda bellissima, poi ci dice che i giovani sono perduti, che non trovano la loro strada. Ma questa è straordinaria questa domanda. Grazie. Quanti anni ha lei? E i prossimi sono 34, eh? Insomma... Ma che c'è tanto? Va bene. Volevo rispondere a questa domanda con un piccolo racconto. Oh, che bello, un racconto. Una cosa che mi è successa proprio stamani. Ecco, io uscivo dalla mia canonica, mi ricordo c'era un freddo pungente. Sì. E ho visto questo giovane, veramente col miracolo della vita, della faccia, ancora proprio nel cuore il suo viso, felice, lui mi ha avvicinato e mi ha detto: padre, perché si soffre? E lei cosa ha risposto, padre? Ma cosa ne so? Io non lo so mai più! No, ma padre, aspetti, no, e secondo lei qual è il messaggio che dobbiamo dare noi qua a Supercire? Ecco, questa è una domanda straordinaria. Grazie. Questa. Ecco, questa è veramente bellissima. Grazie. Questa. È una domanda che veramente, avere l'opportunità di rispondere veramente mi rende felice, ecco. E quindi? Non mi ricordo la domanda. Il messaggio. Che messaggio voglio dobbiamo... rispondere a questa bellissima domanda raccontandovi, come dire, una piccola curiosità. Un aneddoto, I pastori medievali. Sì. Vivevano a contatto con la natura, non avevano nulla loro, veramente, non vivevano con niente. Vivevano tutto il giorno con le pecore. Loro, ecco, vagavano senza meta, tutto il giorno camminavano con le loro pecore. Si fermavano di notte, solamente di notte, guardavano in cielo e dicevano: buonanotte. È una gran frase, cardinale. Era dei pastori medievali. Ma cosa c'è? Mi abbiamo detto che... Dicevano anche tante cretinate, pastori medievali. Vabbè, ma adesso lasci perdere. Il messaggio. Invece io volevo chiudere con una cosa veramente a cui tengo moltissimo. Ecco questo. Ecco voi che siete alla televisione. Ma grande opportunità di parlare con voi. Cardinale, non la capisco a volte. Come diceva De Sica, voi che siete in un mondo di pagliette e di lustrini. Pagliette e lustrini. Guardatevi anche dentro. Ecco, non pensate solo all'apparire, all'atteggiarvi, a quello che c'è fuori, ma pensate anche al mondo interiore, che è bellissimo, bellissimo il mondo interiore, è una cosa meravigliosa. Grandi parole. Quindi non pensate solo ai gioielli, all'ora, al vestirsi, all'apparire, ecco, ma pensate anche a quello che c'è dentro di voi. Grazie. Il miracolo che c'è dentro di voi. Grazie, quindi non pensate fuori. A quello che c'è fuori, ma a quello che c'è dentro. Va bene, la ringrazio. Ciao. Cardinale, ma cosa c'hai? Arrivederci, cardinale, arrivederci.